Primo giorno di Vinitaly, prime ore di Vinitaly, come sono le sensazioni di queste prime ore del salone? Beh, decisamente interessanti. Devo dire che questa mattina alle 8:30, nel momento in cui la fiera non era ancora aperta, ma ero già in stand, c'erano già aziende preoccupate perché avevano paura che mancasse il prodotto. Per cui questa astimania che va nel mondo è sicuramente importante, la avvertiamo qui al Vinitaly, la avvertono le nostre aziende, dalle prime visitatori che abbiamo avuto, l'Asti e il Moscato d'Asti hanno comunque una parte importante nel mercato del vino oggi, in Italia e comunque nel mondo, per cui credo che i produttori e gli addetti ai lavori debbano soffermarsi e pensare al futuro. Molti visitatori stanno visitando appunto questo stand multisensoriale e anche multimediale quest'anno. Come ha già sentito qualche sensazione, qualche commento su questo stand? Beh, commenti positivissimi. Quest'anno ancora l'abbiamo ampliato proprio con i sensi, no? Nel toccare il legno della vite, il sughero del tappo, il vetro della bottiglia, l'acciaio dei contenitori, e questo ha reso completamente partecipi i consumatori a quello che è l'Asti vero e proprio, a quello che è l'uva, il territorio. L'abbiamo arricchito con l'elenco delle nostre aziende e con le particolarità e le fotografie sia dei vigneti che dei titolari delle aziende stesse. Credo che oggi si debba essere orgogliosi di partecipare, di essere soci del consorzio dell'Asti Spumante e del Moscato d'Asti, che sta lavorando in modo così positivo e che sta portando avanti la denominazione nel modo migliore. Senta Presidente, però qualcuno sta già parlando di guerra tra Prosecco, tra Asti. Cosa c'è di vero in queste dichiarazioni? Non abbiamo assolutamente voglia di entrare in guerra con nessuno. Ognuno deve fare la propria parte. Nel momento in cui io leggo che il Prosecco si appresta ad arrivare al traguardo dei 400 milioni di bottiglie nel 2012, che sono apprezzabilissime e che ritengo che ci arriveranno sicuramente, io dico che, essendo comunque uno dei partecipanti alla filiera dell'Asti e del Moscato d'Asti, noi dobbiamo comunque darci una mossa e crearci un progetto. Non possiamo rimanere fermi, non possiamo continuare a discutere, non possiamo non trovare un punto d'accordo. Nel momento in cui il mercato chiede, noi dobbiamo rispondere, dobbiamo dare prodotto, dobbiamo crescere nei quantitativi e dobbiamo crescere anche nell'impianto dei vigneti. Altrimenti, questa mattina solo parlavo con aziende vivaistiche importanti, si sono attrezzate alla produzione di barbatelle di moscato che vengono piantati fuori regione. Non è possibile che ci portino via questa supremazia. Noi dobbiamo costruire un progetto, non possiamo rimanere fermi ai 100 milioni di bottiglie. Finalmente, è da 20 anni che dicevo 100 milioni di bottiglie, i 100 milioni del 2011 li raggiungeremo, ma dobbiamo crescere, dobbiamo arrivare ai 120, dobbiamo arrivare ai 140, dobbiamo arrivare ai 150 milioni, senza scandali, perché se il mercato lo chiede non capisco perché non glielo dobbiamo dare. Grazie Presidente.